pedestramente, molto pedestramente, è lugubrando. Eccoci qua. Di recente leggevo, e non ricordo esattamente in relazione a che cosa, ma leggevo appunto che un tale piuttosto importante dell'epoca di Girolamo Savonarola, essendosi recato dal Papa, il Papa dell'epoca, adesso non so chi fosse esattamente, questo Papa lo aveva ricevuto, come era sua abitudine, seduto sul cadreghino, perché poi il Papa sulla cadrega si sedeva per cagare. Quindi la sedia del Papa infatti c'aveva un bel buco al centro. Esattamente, quindi lo utilizzava, ovviamente sai, loro che hanno questi camicioni, che hanno sempre avuto questi camicioni, sotto il camice si fanno quello che cacchio vogliono. E a dimostrazione poi della pratica in corso, e quello che contava di più appunto era l'odore, quindi muovi il braccio, un attimo. Ecco qua, io muovo il braccio e il braccio della morte. Vabbè, speriamo che venga, non riesco a vedere. Vai, rifallo. Muovi il braccio è della morte. Rifallo. Rifaccio. Sì, perfetto, ok. Ci sei? Sì. E allora adesso, detto questo, che giustamente il Papa era solito ricevere i suoi fedeli, e poi ovviamente questi fedeli gli dovevano poi baciare il piede, era tanto che non gli baciassero il bucio del cupo mentre stava cagando. Ma questi papi sono pronti a tutto, e anche a queste cose, visto la sollecitudine e lo spirito molto così castico, comico direi, goldoniano, con cui affrontano i grandi problemi della fede. Detto questo, visto che siamo sempre in questa ambientazione, poi io leggerò alcune cose relative a quello che è di abitudine, per far vedere attraverso la rassegna stampa cosa questi signori raccontano e come e perché la raccontano. Intanto Orazio ci dirà di un'impresa che noi abbiamo svolto questa mattina. A te, Oras. Bene, dunque, oggi abbiamo proseguito nel nostro iter di attacco allo Stato degenerato, ovviamente. Oh, alla degenerazione dello Stato. Certo, allora, eccoci qui, questo è un atto di notifica di richiesta di archiviazione di alcune delle nostre denunce, in particolare quella proposta al procuratore in merito alla nomina di 767 direttori generali che non avevano titolo per essere eletti, anzi no, nominati. Abbiamo fatto le cose per benino, non hanno potuto far finta di non vedere, hanno dovuto assumere quindi un'indagine, verificare quant'altro. E allora poi però, alla fine e in summa di tutta questa indagine, il procuratore Erminio D'Amelio... D'Amelio, come hai detto tu prima. Erminio Amelio, senza la D, che ha pensato bene di mandarci la proposta di archiviazione. Noi tale ovviamente proposta di archiviazione motivata in base al fatto che il signor Attilio Befera e tutti gli altri che sono stati nominati in quella denuncia a cui fa riferimento appunto questo atto di richiesta di archiviazione risulta essere sconosciuto. Attilio Befera, no, per chi non lo sapesse, è il vecchio presidente di Equitalia, cioè una sorta di organizzazione a delinquere nei confronti... Non dimentichiamoci mai che è anche banchiere, primordialmente era un banchiere, non a caso, e ricordiamoci che di fronte a questa gente qui, i 40 ladroni di Alibaba, quando li fanno veramente un baffo, apprendisti.
Allora, questa è la copia che hanno notificato a me e questa è la copia che hanno notificato a Giorgio. Allora, noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto no, caro signor procuratore, non ci sta bene il tuo comportamento, e siamo andati a fare opposizione al procuratore generale. E allora, che cosa abbiamo detto? La persona offesa, cioè noi, ha presentato denunce querele per una notevolissima serie di fattispecie di reati ravvisabili nei testi delle numerose querele agli atti riguardanti notissimi personaggi politici ed alti burocrati dello Stato. Poi, come appunto motivi dell'archiviazione, il motivo dell'archiviazione, praticamente il procuratore Amelio ha detto: il pubblico ministero ha fornito al presente del procedimento richiesta di archiviazione nei confronti degli indagati sulla base delle seguenti motivazioni. Ignoti, ecco qua, ignoti, cioè, semplicemente è demenziale, per non dire oltre. Tale conclusione, così come motivata, diciamo noi, appare censurabile sia per ciò che attiene alle questioni processuali, sia per quelle di merito. È semplicemente insostenibile, contro ogni benché minima possibilità di argomentazione, affermare che il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, il Presidente della Camera e del Senato, Attilio Befera, dirigente generale al Ministero delle Finanze e direttore centrale per la riscossione al Dipartimento delle Entrate, ed altri personaggi di primo piano della vita sociale, politica, amministrativa ed economica del Paese, risultino sconosciuti ed ignoti al dottor Erminio Amelio. Appare lampante che il dottor Amelio non ha nemmeno letto gli atti del procedimento, quindi occorre che prima di archiviarlo qualcuno si assuma quantomeno l'onere di leggerle. Chiediamo perciò la prosecuzione delle indagini preliminari e che si indaghi sul comportamento tenuto dagli autori dei fatti contestati. Alla luce di queste ulteriori indagini emergerebbe un quadro probatorio inequivocabile dell'accaduto e che già al momento comunque sufficientemente indicativo della penale responsabilità degli indagati. Sta di fatto, da quello che possiamo supporre, che la Procura ha svolto indagini del tutto parziali, essendosi limitata ad ascoltare me e il dottor Giorgio Vitale in qualità di persone informate dei fatti, evidentemente non tenendo in alcun conto quanto da noi dichiarato. Nel caso di specie chiediamo la necessaria prosecuzione delle indagini preliminari per il compimento di indagine suppletiva, e ciò perché i fatti descritti e denunciati sono di una gravità e di una dimensione criminale di primissimo piano nel contesto nazionale e internazionale, destinati a ripercussioni pesantissime ed inimmaginabili per la presente e le future generazioni. Ciò nonostante il dottor Amelio ha ritenuto di non procedere. Sarà nostro obbligo perciò segnalare il comportamento dal Consiglio Superiore della Magistratura e all'Associazione Nazionale Magistrati. L'indagine suppletiva dovrebbe orientarsi verso l'audizione dei testimoni ed autori dei fatti ripetutamente citati nelle nostre innumerevoli querele, che potranno riferire sui fatti e sulle responsabilità di vario ordine e grado di ciascuno dei vari personaggi citati sulle seguenti ulteriori attività di indagini, quale l'acquisizione di documenti interni all'amministrazione dello Stato a noi indisponibili, nonché all'espletamento di adeguate perizie. Per quanto sovraesposto, si chiede che il giudice per le indagini preliminari voglia ordinare la prosecuzione delle indagini preliminari, indicando al pubblico ministero le ulteriori indagini da eseguire ed il termine per il compimento di esse. In particolare si chiede che il pubblico ministero venga indicato di svolgere un'investigazione suppletiva attraverso a) l'interrogatorio dei personaggi politici e amministrativi elencati a fronte delle singole querele in relazione ai fatti dedotti e descritti nella relativa querela, b) l'audizione dei testi sulle seguenti circostanze di fatto dettagliate nelle querele agli atti, c) l'audizione delle persone offese o comunque cittadini italiani informati sui fatti, ad esempio esperti in materia economica, fiscale e monetaria, quale il dottor Marco Sabba, il dottor Marco Della Luna, il dottor Elio Lanutti, il dottor Alfonso Luigi Marra, il dottor Maurizio Cerchiara, la dottoressa Marisa Landaccio, il dottor Ugo Gaudenzi ed altri che all'occorrenza ci riserviamo di citare, d) l'acquisizione delle documentazioni relative agli innumerevoli fatti denunciati sulle numerose querele agli atti, e la disposizione di opportune ed adeguate perizie per accertare se i fatti da noi ripetutamente denunciati ravvisano fattispecie di reato. Si chiede infine alla Signoria Vostra Illustrissima voglia, ai sensi dell'articolo 410 del Codice Procedura Penale, fissare udienza di comparizione delle parti in Camera di Consiglio per la discussione, eccetera, 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 firmato e quant'altro. Allora, oggi poi questa dichiarazione di opposizione all'archiviazione del procedimento di cui si parla è stata fatta da me, scritta ieri sera,
quando ancora non avevo potuto prendere visione dei documenti che poi stamattina, dopo aver depositato questa, perché sennò non avremmo fatto in tempo, abbiamo avuto l'opportunità di visionare e quindi anche di valutare. Allora adesso ci parla un attimo Giorgio, sì, di che cosa ha letto insieme a me. Praticamente la questione è questa, io la voglio riassumere di nuovo perché è importantissima. Come molti dei nostri affezionati guardoni, cioè quelli che guardano a noi nei nostri video, sanno, si è venuta a creare una situazione veramente assurda, per cui a causa appunto di un ricorso iniziato ed è arrivato alle ultime conseguenze, iniziato da tutta una serie di legittimi funzionari del Ministero delle Finanze, estromessi dai loro ruoli per metterci dentro degli autentici scalzacane, no, soprattutto venduti oltretutto, che non sono nemmeno vincitori di concorso. Cosa è successo? È successo che tutti questi scalzacani, no, sono stati praticamente sbugiardati dalla concretezza della giustizia, perché le cause indette dai funzionari autentici sono state fatte al TAR, alla Corte dei Conti, al Consiglio di Stato. Stiamo facendo un video, richiama fra un'oretta. E alla Corte di Cassazione, nonché alla Corte Costituzionale. Tutte le sentenze hanno comprovato l'illegittimità di questi personaggi, tant'è vero che buona parte dei ricorsi contro cartelle esattoriali firmate da questi personaggi sono nulli. No, sono inesistenti. No, scusa, la terminologia è inesistente. Ho sbagliato io. I ricorsi sono vincenti perché le cartelle sono inesistenti. Certo. Ho sbagliato io. A tutt'oggi avviene una situazione di questo genere. Noi facciamo una serie di denunce, accusando tra l'altro Befera e compari di essere causa principale, se non determinante, dei 300-400 suicidi che all'anno, ci sono stati all'anno, e che continuano a esserci nella società attiva italiana, perché non è il suicida di un pazzo come è avvenuto l'altro ieri, ammazzato moglie e figli e si è suicidato, è il suicidio di personaggi che hanno lavorato nell'interesse diretto o indiretto della collettività. Questi imprenditori, professionisti, operai, imprenditori, impiegati, ex operai diventati imprenditori. Questi personaggi qui sono stati portati al suicidio da questa massa di delinquenti. Sono stati la spina dorsale della rivoluzione industriale italiana, del boom economico italiano. Esattamente. Ed è quelli evidentemente che loro signori non riescono a controllare, non li vogliono tra i piedi e si avvalgono di questi sicari. Allora Befera, citami perché ti dico che sei un sicario. Sicario, delinquente, assassino, mascalzone, ladro, te e tutti i compari tuoi, compresi mi quelli associo, che ti mi associo quelli che e ti supporto denunciano, quelli che non ti denunciano. Allora, cosa è successo? È successo che questi qui archiviano. Ma sentite perché archivia? Allora, intanto perché verso ignoti, uno, allora, che già è un falso. Allora, lo denunciamo per falsa dichiarazione. Sì, adesso, la denuncia è partita il 28 di dicembre 2013. Abbiamo avuto una richiesta di ulteriori elementi il 29/1/2014. Poi c'è stata, e questa l'abbiamo fatta e l'abbiamo portata, perché loro, il giudice Amelio, ha chiesto attraverso la Guardia di Finanza ulteriori informazioni su una sola denuncia, quella del 28-12. Quella che a parere suo era risultata la ma più fondata. Ma le altre non era sicuramente nemmeno. Ma quella che lui noi le abbiamo portate le altre sei. No, nove. Le altre nove. E sempre quindi, contro la Corte dei Conti, la Ragioneria Generale dello Stato, il signor Befera, l'Italia Befera e quant'altro. Cioè quelli del comparto amministrativo dello Stato. La relazione della Guardia di Finanza risale al 5 di agosto 2014. Allora, dopo che ci avevano ascoltato a fine aprile, inizio maggio. Lo dico.
richiesta ulteriori elementi il 29 gennaio 2014. Noi siamo andati a parlare lì alla Guardia di Finanza. Ma le richieste, esattamente, perché sono pratiche, dei fatti a fine aprile. Sono pratiche burocratiche, ma la richiesta di ulteriori elementi risale al 29 gennaio 2014. I punti cardine della questione che sono stati rilevati dal magistrato per dichiarare la insussistenza del fatto e chiedere l'archiviazione sono stati la nomina di avvocati esterni. Ora ricordiamoci che l'Agenzia delle Entrate è per lei Equitalia, invece di utilizzare la marea di avvocati interni utilizza avvocati esterni che sono ovviamente amici per degli amici, 50 milioni amici l'anno di euro. Del partito, dello stesso partito, consanguinei di razza e soprattutto membri di questa o quella cosca massonica o mafiosa o massonica, per un totale pari a una spesa di 50 milioni di euro, detratti e sottratti al popolo italiano, al quale si chiede di contribuire tutti i giorni per anche 50 milioni di euro, esattamente, di tangenti agli amici. Oh, e poi l'altra cosa era questa qui che loro hanno chiamato prassi delle reggenze per sopperire ai vuoti creati dai ruoli. No, ma bello, è falso pure questo. È falso. Perché i dirigenti generali di decimo livello c'erano, sono stati scalzati e espropriati delle loro funzioni. Estromessi. Allora. Quindi non è vero che non c'erano delle vacazioni, esatto, non è vero. Queste sono dichiarazioni false fatte dal magistrato Amelio. Magistrato Amelio, che cosa hai da fare? Vuoi raccontare altre barzellette? E se vuoi venire, vieni a raccontarle qui davanti ai nostri amici. No, ma soprattutto andiamo a farcele raccontare in procedimento. Allora, dice il magistrato Amelio, state bene a sentire amici, i dirigenti dell'Agenzia delle Entrate, questi dirigenti che firmavano le cartelle, abusivamente le cartelle, verosimilmente hanno agito nella convinzione di avere prima la copertura regolamentare e poi quella legislativa. Allora io... No, bisogna dire che questa cosa qui va avanti da 8 anni. Sì. Cioè questa cosa... Allora, intanto, questa infame, rovesciamento di ruoli che prima erano di quelli che sono stati esautorati e poi per darli a quelli di nono livello nominati dal potere che vuole controllarli fino a quello che dicono che cagano e che mangiano, è stato fatto, guardate bene le date, a partire dal 1991, anche questo, certo. Cioè tutta questa storia qui è partita dal 1991, quando hanno incominciato a distruggere tutti gli apparati dello Stato, a partire dal controllo del denaro, delle banche, e anche quindi del controllo del fisco. Allora, se noi non fossimo stati... Così hanno potuto vendere tutti i beni demaniali, i beni, i gioielli di Stato, oltre a tutte le cose che hanno rubato i cittadini. Vanno tutti decapitati, mi accusassero per istigazione al delitto, li accuso io a loro, ma scalzoni. Già chiuso. Allora... Facciamo come Robespierre. No, come Zola. Zola. Bene, anche Zola, come mi sta bene. Allora, diciamo un'altra cosa. No, è Zola. Ah, sì. Io feci il famoso Jacques in occasione del caso Dreyfus. Sa fusse, capito? Allora... No, ma io mi riferivo a Jacques del periodo rivoluzionario del dell'anno secondo. Sì. Mentre quello circostanziato è quello di Émile Zola. Sì. Allora, dicevo che questi dirigenti dell'Agenzia delle Entrate non potevano agire nella convinzione di avere prima la copertura regolamentare e poi quella legislativa. C'erano perché processi, ma c'erano condanne già in essere, non già solo. del 2005. Non solo. Hai capito? Ma poi si presume che funzionario dello Stato. Ma la cosa grave è che ancora adesso è così. Ci sono state una marea di sentenze e questi non se ne vanno via, vaffanculo. Certo. Ci sono le sentenze delle varie corti tributarie, della consulta, della Corte di Cassazione, del TAR. Il cittadino tartassato fa ricorso denunciando che la firma
non ci poteva essere. Lo Stato risarcisce. Lo Stato. E quello rimane al posto suo. Quello rimane al posto suo e la cartella è nulla. Quindi c'è un danno pazzesco per lo Stato. Allora, il giudice Amelio, che poverino, è un buono. È un povero milantatore. Il giudice Amelio è stato allevato in un seminario. Perché tu sai, voi sapete, cari signori, che Dio perdona. Quando tu non sei palesemente colpevole, tu sei innocente. Tant'è vero che il buon Dio ti riserva dei posticini, in un posticino al di là delle nuvole, a patto che tu abbia pagato il necessario obolo offerto al Santo Padre. Perché il Padre Santo è santo? In quanto che becca la cifra, no? Becca la somma. E se vuoi la soluzione, bacia pure sto cordone. Quindi ricordatevelo bene, a fronte di un atto di questo genere si presume che poverini questi funzionari agissero. Sì, ma questi non sono dei bambini analfabeti del terzo mondo, sono laureati di alto grado. Bisogna vedere se sono laureati o sono stati laureati per caso in certe università. Comunque loro non incomodo. A quel ruolo lì di dirigente generale dello Stato non puoi esimerti e pretendere di non conoscere e di essere ignorante. Non puoi di fronte alla legge non puoi dire io non sapevo. Allora, questo è il punto essenziale. Si pretende che nello Stato ci siano delle persone, è vero che giustamente fino ad oggi hanno già giudicato Matteo Renzi come incapace di intendere di volere, e la Corte dei Conti, e l'altro invece è stato l'ineffabile sindaco di Roma, Ignazio Marino, anche lui cretino. No, Ignazio Marino è un cretino proprio con la patente della giustizia italiana. Però si dà per scontato che la legittimità dello Stato consista nel fatto che ci siano delle persone coscienti quando operano, consapevoli, competenti, e se non sono coscienti devono essere puniti. Laddove, se un incosciente prende la macchina e va a sbattere, è un incosciente, uccide 10 persone, e siccome è uno zingaro viene messo in libertà. Lo perdonano. Viene messo in libertà perché per definizione è un incosciente, è uno zingaro, non sa leggere, può uccidere. Il rovesciamento fra causa ed effetto. Esattamente, e questo giudice qui motivo ed effetto. Può essere benissimo fratello, cugino, consanguineo o soprattutto affiliato alla stessa loggia di quello che ha mandato assolto lo zingaro che 3-4 anni fa ha ammazzato 5 ragazzi. Sì, sì. Quindi questa è la definizione. Non appare fondamentalmente sostenibile la sussistenza dell'elemento oggettivo, sia oggettivo che soggettivo, del reato di omissione di atti d'ufficio. Vorrei sapere qual è un reato di omissione di atti d'ufficio. La prima omissione è quella di questo magistrato. No, infatti lo denunciamo per farsi in atto pubblico e omissione di atti d'ufficio. Esattamente. Questa è dovere, sperando di trovare un magistrato che non faccia parte della stessa cricca. E adesso, visto che abbiamo finito quell'argomento, vi voglio far vedere alcune cosette, cari amici, perché è molto interessante. Questa, ad esempio, la lezione greca. No, aspetta un attimo, scusa, finiamo il discorso. Io l'ho finito. Allora, per dare un senso compiuto a tutto quello che abbiamo detto, qui c'è un procedimento che abbiamo messo instaurato noi già nel 2010, le prime cose che abbiamo fatto, forse anche nel 2009. E c'è un procedimento nostro di azione che è conseguenziale e coerente, e quindi adesso abbiamo depositato appunto questa opposizione. Ovviamente ci hanno già anticipato che ci daranno notizia del fatto fine ottobre, metà novembre, quindi dovremmo aspettare a fine ottobre, metà novembre per sapere se la nostra richiesta di opposizione, di ampliamento delle indagini verrà accolto o meno, perché non è mica detto che venga accolto. Non la accoglieranno, devono coprirsi a vicenda. Ma noi comunque intanto già la settimana prossima faremo una bella denuncia contro il procuratore Amelio e contro il tenente colonnello della Guardia di Finanza, che ha detto che poverini, siccome pensavano di essere reagire con la copertura della legittimità e della legislativa, quindi devono essere ritenuti innocenti. Questi signori hanno fatto danni allo Stato italiano per qualche
centinaio di miliardi di euro, non qualche, esatto, qualche euro, qualche centinaio di miliardi, esatto, di euro, certo, perché il fatto che hanno spropriato per esempio migliaia e migliaia di cittadini, o che abbiano svenduto migliaia e migliaia di beni dello Stato, o che abbiano perso le cause che i cittadini tartassati gli hanno, certo, fatto loro, anche in quel caso lì sono, hanno dissolto ed, come si dice, quando dissipato il benessere nazionale e i beni della nazione, e quindi come tali vanno riconosciuti colpevoli e condannati non solo alla galera, ma a risarcire con i beni propri, perché questo dice, tu stai applicando una funzione pubblica, ma quando tu palesemente stai defraudando, e non è un errore formale, ma è un errore diciamo metodico, continuato e continuativo, esatto, non è più tollerabile che di questo risponde alla pubblica amministrazione, e basta. La pubblica amministrazione non solo non basta, ma si deve dichiarare, mettere a disposizione del giudice come anche soggetto danneggiato dal tuo comportamento. Esattamente. E quindi entrare in giudizio come parte in causa e parte lesa. Se ci fosse qualcuno che avesse la possibilità di conteggiare i costi per lo Stato italiano, quindi per tutti i cittadini italiani, di tutte le cartelle cliniche illegittime che sono state rigettate a causa di ricorsi dei cittadini. Cartelle esattoriali, non cliniche. Ah, scusa, mi sono sbagliato. È la stessa cosa. È la stessa cosa. La cartella esattoriale. Infatti non ti ho interrotto subito perché pensavo che andavi a parlare in un'altra parte. Equivale a una cartella clinica di pazzia, ma di pazzia di quello che l'ha firmata, però. Conclamata. Conclamata. Quindi tutti nel manicomio, cari amici. Però per starci manicomio tutta criminale. La vita. Manicomio criminale per starci tutta la vita. Noi ci riferiamo sempre comunque a questi. Ai grandi. A questi qui. Questi. Questi sono. Capito? I centurioni. Questi centurioni noi li ripristineremo con l'elmo così. Oh, allora, detto questo, leggiamo tre o quattro cosette per farvi vedere. Aspetta, sì, aspetta, facciamo un altro episodio. No, perché se no. Vabbè, qual è l'altro episodio? Questo, aspetta un attimo. Se no non ci arriviamo, capito? Si interrompe da sola.